Allora, ciao a tutti ragazzi, oggi vi spiegherò un po' la vita dei colombi viaggiatori. Il colombo viaggiatore è un animale speciale e soprattutto basato e molto specializzato che ritrova la casa, diciamo. Lui viene sulla loro testa, i colombi hanno una bussola delle loro coordinate della colombaglia. Quando un colombo viene lanciato per le gare, lui appena viene, diciamo, lanciato, sa dove sa sa dove si già dove si trova, diciamo, se è più est, più a ovest, e automaticamente lui si dirige verso la sua colombaia. E niente, i colombi possono campare fino a 15 anni, però tenuti. Il colombo è un animale fedele, però è anche molto, diciamo, intelligente. I colombi sono monogami, cioè che quando trovano la loro compagna, a un anno di vita non si lasceranno mai, sono monogami. E i colombi sono bellissimi e niente. E i colombi vanno messi in uno spazio adeguato, gli va fatta una colombaia, diciamo, specificamente per loro. E la cosa importante è di guardare come stanno, se vedete che il colombo non vola bene o non sta bene quando lo lasciate dalla colombaia, vuol dire che il colombo ha qualcosa, diciamo, vuol dire che c'è qualcosa in colombaia che non va, e allora sarebbe meglio migliorarla. Questo colombo è un maschio e ha 5 anni L'hai dato il nome? e ha la targhetta qui, gli anelli, questi qui sono, che una volta messi, quando il colombo c'ha, diciamo, di 7 giorni, l'anello non lo perderà mai perché va dentro la zampina. E niente, i colombi loro si accoppiano, diciamo, nella colombaia ci dovrebbe essere di norma, come ogni una stanza per i produttori, cioè gli adulti, i colombi adulti, le coppie, e una stanza ai novelli, quelli che, diciamo, che gareggiano, stanno fuori, mentre gli adulti, come questo che sta con i riproduttori, ha la sua compagna e ha la sua, diciamo, buchetta dove lui, come si chiama? Dove lui, diciamo, cova, nel senso, e quando hanno trovato la loro casetta, praticamente non la lasceranno più. L'importante è farsi un kit, diciamo, di una raschietta e disinfettare praticamente tutti i giorni. Nel senso, se uno ha 3 colombi, una volta alla settimana va pulito, anche di più. Ma io che ce n'ho 20, 30, ne va pulito quasi praticamente tutti i giorni, perché i colombi, se loro stanno a contatto, diciamo, con le feci, con le zampe qui, se gli entra un pochino diciamo, della loro cacca, diciamo, gli fa male alle zampe e poi si ammalano. Se un colombo vedete che non sta tanto bene e, diciamo, non sta bene, non mangia, voi dovete subito, diciamo, come si dice, levarlo dalla propria colombaia e metterlo in una stanza dove, diciamo, stanno i malati. Io ho 3 stanze nella colombaia: una dove ho i riproduttori, con cui questo, la sua femmina e altri 10, poi in una stanza ho altri 20 colombi, che quelli lì sono i novelli dell'anno, diciamo, che ancora hanno 2 o 3 mesi, diciamo. E loro stanno lì e praticamente loro vivranno sempre lì. E poi un'altra stanza dove ho i malati, l'ho chiamata così, che praticamente quando un colombo non sta bene, io lo metto automaticamente lì, perché, diciamo, i colombi sono un po' come le persone: se un colombo sta male, sta a contatto con gli altri colombi, può infettare tutta, diciamo, la colonia dei colombi. E niente. I colombi vanno, se il colombo fin da piccolo viene trattato bene, lui sa, quello lì è un padrone buono e mi vuole bene, mentre se, che ne so, io lo lascio, quando viene a mangiare gli faccio paura con i retini, con le scopie, lui non può darsi che non ritorna più, può darsi perché ha paura, diciamo. Questo
Questo qui è un maschio adulto, ha 5 anni e niente. Ha la sua femmina nella sua colombaia che sta per fare le uova e niente, è proprio rientrato ora perché io li lascio durante il giorno perché fa bene anche... Ah, un'altra cosa che quando i colombi verso d'inverno io faccio così, poi do consigli, nel senso non è che ognuno fa come gli pare, però io do consigli perché ho i colombi da 5 anni, quindi ho un pochino di esperienza e... diciamo, l'inverno i colombi non vanno assolutamente fatti uscire dalla colombaia solo nella necessità che ne so, è una bella giornata, non è freddo, allora lì una volatina gli va bene. Però quando d'inverno dividere, diciamo, le cose. Ciao! Praticamente diciamo di dividere le coppie tra i maschi e le femmine, che almeno i maschi sanno che la sua compagna sarà lì. E niente, quando iniziamo a essere, che ne so, verso gennaio, febbraio, marzo, diciamo dal meteo, però prima no, io inizio a rimettere i maschi con le femmine, a farli accoppiare. E niente, e poi io faccio le coppie, diciamo, le studio, perché se voi dovete essere i colombi, voi dovete essere anche un pochino furbi con i colombi. Se voi, che ne so, fate, io sono, diciamo, un pochino così, li guardo, li studio, che ne so, questo l'anno scorso ha vinto da Amsterdam, è tornato, è primo d'Italia, nel senso, ha vinto, e poi io lo accoppio con una femmina che non è tornata bene, cioè che non ha fatto tanto bene e ha fatto male. La coppia, almeno così viene il viene due colombi o tre, che nascono due colombi tre, che sono buoni o non sono buoni, la metà, perché quando un colombo non è buono a tornare lo vede subito, che non proprio vola male, eccetera. Poi l'importante è che ogni anno fare i novelli nuovi, nel senso... che se io un anno, che ne so, ho i colombi, ogni anno devo avere una stanza libera per i colombi nuovi, che per provare, se, che ne so, quella colonia di colombi che nascono e non sono buoni, io li, diciamo, io faccio così, li ammazzo, nel senso, perché un bravo colombofilo così deve avere colombi sani, non deve avere cattivi, diciamo. E poi vanno dati, i colombi vengono trattati come un vero atleta. Quando tornano dalle gare un pochino, diciamo, vanno, gli va date le vitamine, le proteine, non è come un colombo di città che ne so, da mangiare, gli deve cambiare l'acqua sempre, quello è indispensabile, mettere anche un altro trucco, mettere l'aceto nell'acqua un pochino che gli fa bene. Sono, diciamo, questi qui sono colombi tenuti benissimo, nel senso... Ce n'ho parecchi, campano a 16-17 anni. Un colombo deve stare bene. Guardare anche nell'occhio, così, un trucco, un altro trucco. Guardare se l'occhio sta bene, le penne sono lineari, tutte a posto, gliene manca qualcuna, capito? E niente. Ora gli ho fatto vedere il maschio, ora passiamo alla sua femmina. E poi un'altra cosa, che i novelli, nel senso, quando uno ha dei novelli deve praticamente, diciamo, i novelli si dice quando un colombo sono più piccoli, non sono quelli come quelli grossi, e uno, che ne so, per riaddestrarli proprio per bene li prende e li porta 1 chilometro da casa, poi 2, poi 3, poi 4 e così a dicendo, e a raggiungere anche da Roma a casa, da Amsterdam. Non è una cosa semplicissima, ci vuole anche denaro, diciamo, non soldi, ma comunque ci vuole anche denaro, diciamo, no denaro, anche soldi, perché per le medicine, per tutti. Ora vi faccio vedere la sua femmina e la colombaia. Vai, arrivo subito.
qui dentro il colombo. Vedete, sono delle diciamo cassette. Ora andiamo a prendere la femmina. Andiamo a prenderle. Eccoci qua. Questa è la sua femmina. Come vedete, lei è più piccola. Le femmine sono sempre un pochino più piccole, però sempre un piumaggio adeguato. Questa ha 3 anni. Questa, vedi, qui c'è l'anellino di riconoscimento. Vedi? E niente. Questa, vedi, i novelli senza... I novelli sono più o meno grossi così come di questa taglia, i novelli. Vedi, questa è una femmina, è la femmina di quel maschio che è qui dentro, ha delle uova e niente, no, le uova ancora non le ha, ma le deve fare. E, vedi, questa è in ottima forma, ci ho vinto parecchie volte, diciamo, e niente. E, questo, vedi, questo, diciamo, questo bianco che c'hanno qui sul becco, gli spunta verso quando sono più un pochino più grossi. I novelli, diciamo, si dicono quando un colombo c'ha, quando, ah, poi la cosa importantissima è che quando i colombi, che ne so, un novello si dice quando c'ha un mese fino a un anno di vita. Quando io di solito faccio così, prendo un novello, lui, diciamo, vive. Quando c'ha 2 anni, un colombo, tutti i colombi, li porto e metto nei riproduttori, diciamo, dove loro fanno i figli. Qualcuno che rimane anche a 15 anni rimane con novelli, ma perché non mi c'entrano, nel senso, perché se... Capito? La cosa più importante delle colombaie dovrebbe essere in legno, però va bene anche in rete, non c'è problema. Questa è la sua femmina, come vedete. Ora mettiamo lei con il maschio, poi andiamo qui fuori e le lasciamo. Sono abituata ormai. Eccoli qua, tutti e due, la coppia che vi ho fatto vedere. Ora andiamo a vedere, ciao, prossimo video.